Diciamo che la condizione che si vive, che abbiamo vissuto noi, no? Che abbiamo avuto un concorso bandito nel 2020 e terminato nel 2024 con il PNRR arrivato nel frattempo, è una sensazione di annichilimento, cioè fondamentalmente ci siamo sentiti come se la nostra identità professionale che abbiamo costruito fosse evaporata anno dopo anno, no? E quando abbiamo visto il PNRR e quindi la battaglia si è acuita, veramente le strade erano o soccombere nella disperazione e magari, come hanno fatto molti, fare i nuovi concorsi PNRR o addirittura cambiare vita totalmente, oppure procrastinare, diciamo, nella battaglia. Personalmente ho scelto la seconda, ha dato i suoi frutti, però siamo qui appunto perché li dia per tutti.